Questo video è sponsorizzato da NordVPN. È il terz'ultimo pub. Sì, è il terz'ultimo. Quindi fra due venerdì ci sarà l'ultimo pub, l'ultimo pubbone. Ragazzi, tutte le cose devono avere una fine. Al suo posto ci sarà qualcosa di nuovo. Quindi direi di partire. Quindi sì, pub, sigla, credo, no? Sì. Ciao Crispiz, come stai? È da tanto che non ci si becca, è qua. Cazzo, mi stavo ascoltando la sigla, c'ero io. Sì, sei un po' ciao, in ritardo rispetto alla realtà. Sì, esatto, quindi c'ero io. E tu? Ciao Cristina, detto, aspetta. Ciao Vic. Ciao ragazzi. No, ci siamo. Tra l'altro oggi è un pub decimato perché tre quarti delle persone sono a fanculo. Poi ci sarà anche Nanni che alle 11:30 deve andare al compleanno. Ovviamente live di Atrix, quindi non gli toglierei mai questa possibilità. No, assolutamente. Vabbè, sarebbe dai, veramente però da assassino. Viene per un po', via. Ma certo, ma comunque non. Ma poi tanto comunque si chiuderebbe alle 23:45, quindi non è che mi lamento. Però mi fa ridere questa cosa che va il compleanno di Atrix, ma in live. È una cosa che non è. Io faccio, faccio il compleanno di Atrix. Io faccio, oh, finalmente Nannone che fa esce, festeggia il live, ecco Vogelita l'ho sentita oggi e non c'è perché ha un evento, quindi anche lei sta facendo il contrario di Nanni. Dovrebbe lei sta affrontando questa cosa a cazzo. Ehi, oddio, no, non ci posso credere, non è possibile. Poi Pipo, a che nome è Pipo? Perché c'ho il cazzo. No, ovviamente. I capelli sono tagliati o sono legati? Ciao, ragazzi. No, li ha tagliati. Hai visto il video? Guarda, recuperato il video del Madi. Molto bello, eh? Molto bello. Anche a me è piaciuto tanto. Visto anch'io. Bello, molto sì. Bello. Il video del lutto, bellissimo. Vedi, mi ha colpito quella parte lì. Ciao Nanni, come stai? T'a posto? Eccolo, sempre in forma al nostro nome. State sparlando di me? No, ma volevo chiedere, Nanni, cos'hai comprato Atrix? Una torta virtuale? Che regalo hai fatto ad Atrix? Una torta virtuale? La mia presenza. Quelli sei. È anche un gioco su Steam, cioè proprio... Sì, un pacchetto su Hearthstone, qualcosa. Sì, abbonato da 23 mesi a quel deficiente, più di così che vuole. Pensate, un miracolo. Ma Edo, te dove sei? A casa? Sì, sei a casa, no? Sei a casa? Dove sei? Vabbè, ciao Nico comunque. Guarda, sfrutto l'occasione, Nico, dato che sei presente, dato che c'è anche Nanni, perché ho parlato con l'associazione e i ragazzi con la sindrome di Down, per la puntata del Poliquiz Show speciale. Come ti e insomma, prepariamoci Nico, che sarà veramente una bella roba, Dai, già sudo, io già sudo, te lo dico. Sarà top. Ho provato a sondare i loro interessi, calcio, soprattutto sport bene, il nostro forte, quindi. Sì, beh, soprattutto per me. Ho provato a infilarmi dicendo guardate film, anime, qualcosa. Niente. O comunque mi facevo guardate tipo film, anime, ma Totti è un grande perché divagavano subito su. Magari puoi fare delle domande sulla serie di Sky, quella con Pietro Cortellino, su Totti. Speravo di dire tante ma cose, è una gran serie, sappiamo tutti. Secondo me noi dobbiamo io ho un po' capito come dobbiamo fare, Nico. Cioè, secondo me non dobbiamo concentrarci sul quiz, ma dovremo semplicemente tentare di farlo, ma se la cosa va totalmente a puttane seguiamo il flow, perché tanto certo, loro non gli interessa niente di quello che dici te. Non cazzo. Nulla. Bene. C'erano anche i tutori lì che cercavano di direzionare il discorso. Nulla. Zero, proprio dritti come un treno. Vabbè, un po' come per Nicola nelle serate di Pathfinder D&D. Con te, a posto. Praticamente dei quindi no. Grazie, c'è Joel Bigga e Ozak. No, assolutamente no, Poli mi divertirò perché io non ero assolutamente in difficoltà, perché anzi ero divertito dalla cosa e anche loro ci ridono parecchio e anche i tutori ci ridono parecchio. Cioè, è sempre sul ridere e essere sopra le righe. Però Poli, che secondo me vorrà fare Gerry Scotti la situazione, sai, tutto quello a modino, quadratino. Sì, tutto preparato, no?
Sì, c'ha, cioè gli distruggerà, ma peggio di me il Massacro Lili quando siamo stati al Poliquiz Show, perché sì, non è un caos voluto, è proprio un... Ma dov'è Ed? Dove sta andando? Sono in giro. Grazie adesso, sono dei lampioni. Mi pare... No, vabbè, tanto facciamolo fare. Ma cosa c'ha davanti? Ah, è la postazione. Sembra in casa, ma sembra anche su un marciapiede che sta filmando, esatto, i lampioni. Esatto. Cioè, buona. Ah, è la postazione. È la postazione. È microfono. Insomma, come stai, nannone? Grazie Mugen per l'abbonamento. Dai, stai? Dai, dai, bene. Il mio nonno, di me. Insomma, dai, si campa, si campa. Si va avanti, sai, la vita è quella che è, però. Sì, si va anche a letto, fa una certa ora, però. Prima si campa. E voi come state, invece? Come avete passato queste vacanze? Già, è vero, noi... Queste... Perché è il primo pub dopo le feste, sì. 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 Primo pub? Cosa ha detto? È il primo pub, quello del weekend. È il terzultimo pub, poi si chiude. Si chiude. Vai. Però sono carico perché questi giorni sono venuti gli Stream Dogs e oggi è venuto il team che si occupa dello stream. Perché mi fanno un pezzo di set, Edo, qua, capito? Coreografano, fanno la coreografia, cioè la coreografia, ciao, fanno la scenografia. E poi sono venuti quelli dello stream e sono molto carico, che secondo me verrà veramente una figata. Okay, perché confermo i quattro punti camera, quindi una camera sugli ospiti. Puoi entrare con quell'altra parte, grazie. Ah, pensavo dicessi a me. Ah, ecco, ah, mi dice a me, ok. Sì, sono proprio io. Eccoci. Ecco la madonna. Per comunque... tutta maratona o per un appuntamento eccomi particolare? Qua. No, per quello che serve, perché c'è una telecamera attaccata al soffitto per gli spacchettamenti. Poi, quando c'ho degli ospiti davanti, che c'è una roba, come ti posso dire, interviste, oppure Radio Tomodachi sarà fatta così, quindi c'è un punto macchina sull'ospite / due ospiti, un punto macchina su di me, un totale e la telecamera in alto per gli spacchettamenti. Bello. Scenografia, poi abbiamo un microfono da podcast, quello che ti sta qua davanti, ce ne hanno tre. Insomma, stiamo facendo un bel lavoro. E quindi non è una cosa che rimane, cioè non è che per la smontare. È una cosa che rimane. No, io ogni venerdì al posto del pub faccio sto Radio Tomodachi. E la prima puntata, tra l'altro, la inaugura proprio Edo, perché è in maratona. Sarà la prima puntata, sarà il venerdì. Figo. E sarà con sarà figa, secondo me. È tipo un podcast, quindi sì, un'ora, e poi un'ora intervengono le persone sull'argomento. Beh, come te l'ho anche te l'ho anche spiegato, Edo. Ti ho mandato un audio dove ti spiegavo tutto per venire. Lo so, ti sto prendendo per il culo. Ah, ok, pensavo perché... A Radio Tomodachi con Surreal Power e Dario Moccia e Masseo. Bravo. Si parla di ricchezza e povertà. Bravo, quindi, sono orgoglioso. Coglione, suca. Un professionista. E poi dopo, nella seconda ora, intervengono gli spettatori. Quindi ci sarà una selezione su Discord fatta dai moderatori. Bello. E poi tipo si parla bello. Di povertà. Di povertà e ricchezza, ma intervengono le persone che vivono bene, male. Cioè un confronto su si vive bene anche con 1.000 euro al mese, ci riesce a tirare avanti. Sì, dipende dal tuo stile di vita. Dal tuo stile di vita, la dignità anche del lavoro, etica, insomma si parlerà di queste robe qua. Sì, se vivi in una casa in un prato, sì. Può darsi, poi ci sono. Poi magari ci sono persone che si impongono di risparmiare e mettono da parte ogni mese 500 euro cascasse il mondo. Ci sono i deficienti come me che potrebbero essere milionari, ma sputtano tutto un pupazzetti. Insomma, ci sono. Cioè qualsiasi cosa. E voglio confrontarmi con tutti. Questo è. E ogni venerdì si fa venire gli ospiti. Ovviamente c'è tutta un'altra preparazione. Non è come il pub entrate. Quello che succede, ma c'è tutta una... però è tutto lasciato all'improvvisazione, non è che c'è copione. Sempre in presenza, quindi. Saranno sempre in presenza, verranno bello. Ovviamente ricompensati, quindi c'è anche lo stimolo a venire, a dare il massimo, perché sì, i soldi servono anche a quello. Quando mai siamo stati ricompensati? Ora inizierò a investire un sacco non di soldi. Non sono mai stato ricompensato dal capo qua, Non sono il capo di nessuno, non mi chiamare così che... Il capo qua non mi ha mai pagato per nulla, niente. Bah, trasversalmente però diciamo che ho capillarizzato, diciamo. Hai capillarizzato. Ho capillarizzato parecchio. Dici, mi hai ripagato con esperienze di vita. No. Quello, vabbè, se ho fatto sono felice. Però sto parlando di altro, insomma. Io, però sono felice, non mi sono mai lamentato della capillarizzazione. Capillarizzazione. Sì, diciamo che ho bruciato un po' di prime così. Dai, siamo diretti. Ah, okay, un po'. Io la ciurma. Mi sento in parte.
parte percepente di quei prime. Ma va, ma non parliamo percepente. No, no, però cioè, c'è anche giustamente da dire. Ah, tu sei... ah, ho capito, ma io che cazzo vuoi? Scusa, Dario. No, dico, ma... io percepisco, però ognuno di noi, ognuno di quelli che poi sono stati attorno per una live 1100, ti hanno comunque dato un qualcosa. Ma va, ma Nani, ma è incredibile tutto, questa cosa. Ma è una cosa. Ma guarda, nessuno l'ha capito, non ho capito, mi sono preso della sanguisuga. Sì. No, no, sì. Ma come cazzo ti permetti? Ho creato questa piattaforma. Che vuoi? Perdoso toscano di merda. Ho detto questo. Allora, diciamola bene. Io odio spiegare l'ovvio, però diciamola bene. Diciamo eccoci. Che nel corso degli anni iniziamo già a tirare le somme così. Va bene, tiriamo le somme. Queste robe le volevo dire magari fra un paio di settimane. Ma... diciamole adesso, sti cazzi. Però tirando le somme, il pub è stata una... soprattutto ai tempi della maratona, che poi il venerdì sera diciamo che è un suicidio andare live, soprattutto a quest'ora e soprattutto con una roba del genere. Però ai tempi delle maratone, ai tempi della pandemia, eccetera, è stato una vetrina per tantissimi streamer emergenti e non, che hanno dimostrato un talento enorme che è stato ripagato dal pubblico, che ha deciso poi post pub o post anche altre live fuori dal pub, che ha deciso di seguire questi personaggi. E ovviamente queste persone poi hanno ridato, è brutto, però hanno restituito questa visibilità, chiamiamola, con contributi, collaborazioni, con roba molto figa, divertente. E abbiamo, ovviamente, ci siamo anche spalleggiati in periodi abbastanza, non cupi, però comunque abbastanza tristi e di autoreclusione, di... insomma, ci siamo fatti compagnia insieme, poi quello che è venuto fuori, sti cazzi. È un dare avere, sì, dare avere, ma soprattutto per me, perché io per non impazzire preferisco divertirmi su questa piattaforma, e quando le cazzate ho fatto con Nico, i momenti del gioco, il lore quiz show, tutti i momenti, le notti in maratona, l'aver scoperto Nanni, l'aver fatto live con Nanni, Atomodaci, con Crisfitz, uguale, un mucchio di cazzate è venuto qua a maratona, il momento wife, Victor, ne parliamo, è sempre lì, praticamente è affittato. C'è la stanza, è giusto che l'abbia, gli direi tutto, le chiavi di Asa e dello studio, perché mi diverto tanto, quindi Edo non ne parliamo, è una persona molto distante che è stata assorbita da questo mondo, quasi gli è arrivato uno tsunami in faccia, gli è arrivato uno tsunami in faccia, è stato molto molto bello, insomma, è stato bello forte come impatto, poi tutte le fiere, tutte le, insomma, mille conseguenze. Ora più diretto io sì, è anche difficoltoso per me, però non c'entra nulla, no. E questo è quanto. Auguri a Atrix, comunque, per chiudere un po'. Ma che cazzo c'entra? Poli Iron Man League, ragazzi, sempre e comunque. Inizia ufficialmente lunedì. Peccato. Io lunedì sono a Hollywood, però... Io sono morto. Io sono... Sì, come sei a Hollywood? Sono a Hollywood davvero lunedì. Come sei a Hollywood? Cosa? Dai. Sono domenica, si parto per Hollywood. E quanto stai? Devo fare una cosa. Hollywood, devo fare una cosa. Da qua. Ad Hollywood. Non lo so, parto da Firenze, poi faccio scalo a... Non c'entra nulla, faccio scalo a... non me lo ricordo nemmeno dove, e poi arrivo a Los Angeles. Oh. Devo fare copertura social. Copertura social, sì, ok. Anche ti fai la foto così. Ok, sì. No, allora, io dico solo questo, Nanni. Hai presente le storie che ho fatto per Dampir? Victor lo sa meglio. Dampir, mistero, vampiri. Una roba molto, molto simile, ma su scala internazionale. Ecco, diciamo così. No, in inglese. Sto cercando di pensare a che film. Grazie, Nico. No, non in inglese, no. Io ho paura perché sarò da solo nel viaggio per... Perché hai paura? Perché sono una frana con l'inglese. E mi fanno paura gli americani, perché tutte le volte sono arrivato all'aeroporto e ho avuto esperienze tremende. E che tutte le volte, no, tutte le volte mi controllavano, sempre. Ci credo. Sì. Ma Gheddafi. Sono un po'. Sembri Gheddafi, ma Gheddafi era butterato. Poi era tutto. No, vabbè, quello un po' paura. E poi ho paura perché sarò non fuori dalla mia zona di comfort, ma di più. Proprio. Perché essere in un galaone a Hollywood... Ma che figata, cazzo. Ho capito, ma poi... Ci sta. Ho paura. Ma che hai paura? Arrivi là col cazzo di fuori, lo so già. No, poi lì mi ambiento, però... Visto che stai annunciando questa cosa fantastica, posso flexare che sono stato contattato per sponsorizzare... Non lo accetto. Escort Advisor.
Spiega subito. Anche io, Victor. No. Sì, e hanno chiesto, anche voglio fare. Si tratta, raccontare istantaneamente. Si tratta di commentare la top 10, la top 10 del 2022 di escort e trans. Ma puoi provarle? Sì. Ma io lo voglio. Sì, io sono solito utilizzare questi servizi. Che cazzo ne so io. A trans. Tutte scalative puttane in chat, dai che si parte. Immagina sponsorizzare Escort Advisor, parlare di trans e fare tipo cioè sarebbe un sogno incredibile. Immagina, un sogno incredibile. Questo Cristi sta già cercando il contatto su Google. Grazie Kevin, immagina in questa timeline mettersi a fare un video in cui fa: allora ragazzi, dunque oggi facciamo una classifica bocchino, bocchino gli do 9, anale gli do 10. Ma secondo te, cioè... ma scusa, a parte sta roba un po', ma si può fare su Twitch di sponsorizzare? No, su YouTube, su YouTube, peggio ancora. Ah, quindi c'è. Buongiorno a tutti, sono Victor Laszlo 88. Allora, prima di partire con il video di oggi, vi voglio dire che questa puttanazza è proprio una bomba. Allora, oggi ragazzi farò un video un pochino diverso dal solito, perché parliamo di... immagini il momento. Oppure prova a inserirlo organicamente nel video, no? Proposta di collaborazione Escort Advisor, il Masseo. Eccolo qua. Poi Svizzera. Cosa gli hai detto, Tedo? No? Non le ho neanche risposto. Ok. Almeno io vedo. Ma poi io che sponsorizzo le troie. Ma che, cioè, scusa. A ricordi Logica è un'app che va molto in Svizzera. Quindi. Lo so, ho capito, ma. Boh. Ma saresti. Saresti perfetto. No, non c'entro. Andiamo. Vabbè. Nani, tu cosa avresti risposto? Eh sì, non avrei potuto farlo perché su Twitch non puoi sponsorizzare un sito comunque. Vabbè, alla fine, anche su YouTube non penso che sia proprio una cosa. Però allora, su Instagram l'hai fatto, che me frega. Però non credo. Però guarda, in chat hanno scritto recensione di Pretty Woman. Belle. E visto che parliamo di zoccole oggi, ragazzi. Ecco, i film più belli dedicati alle mignotte e ci sono questa roba. Oppure Nani, belle però le storie di Nani così. Ragazzi, sono sempre qua il vostro Nanni. Sono con una troia. La casa di Fiera TV e via. Poi mai fatto, sembra... sono sempre il vostro Nanni. Cioè, proprio mai detto in vita mia. Va bene, John. Il vostro Nanni, bello. Ma poi il discorso è: ma io, ma anche se uno accettasse, ma se tu con queste escort non ci sei andato, cioè le vedi e dici: come fai? Saranno sicuramente delle belle. Saranno sicuramente. Delle persone di aspetto splendido, perché se fanno questo mestiere probabilmente saranno tutte bellissime, quindi sì. Che cosa devi dire? Questa è bella, no, questa è gragnocca, cioè che cazzo devi dire? Questo è il discorso. No, ma magari la fai un po' più furba, capito? Sì. Cioè, io, ecco, Edo che mi garba tanti meme di un pochino più vecchiotti, appunto, lo puppi al bomber? Lei sì. Sì. Cioè, una cosa, cioè, cercherei di dire... Lo puppi anche al chat. Bomber? Lei sì. Sì. Aspetta, ma lo copri sotto un brand differente, abbonamento mensile stilello fresh, ogni settimana ti arriva a casa la escort. Vabbè, bomba, credo, ha già fatto l'app. No, aspetta, non è che la roba molto... però Bob ha stilato il tutto, perché l'ha fatto fare a qualche suo creator. Probabilmente è suo escort advisor. Immaginate, puoi fare una cosa molto fresca, contemporanea, da tiktoker, la bomba io la passi escort edition. Magari anche quello potrebbe essere. È un po' è un po' sessista, però c'è da dire che le escort alla fine fanno quel lavoro. Oh, è quello il mestiere. Cioè, non se è sono che... in Svizzera, sarà, è una loro scelta. Anche, sì. Ma no, sicuramente, quindi... però boh, è un po', secondo me, un po' di. Cioè, non è che esce è molto rischioso. Immagine. Ecco, se voi foste un manager, no? A chi proporreste quest'idea delle escort? Primo appuntamento con la troia. E poi no, il nome della sua signorina. No. Prima appuntamento con l'escort. Il nome, scusate. Una format incredibile. Cioè, successo, sponsorizzazione assurda. Ragazzi, tocca chiamare. Tocca chiamare da noi. Immaginatevi Sabaku facendo sta roba. Sabaku, welcome back. Welcome back. Allora, oggi ragazzi parleremo di qualcosa che non si è mai visto prima nel mondo dei rocchettoni. Oggi un risucchiamento dell'asse della cappella veramente assoluto.
Vogliamo scoprirlo insieme? Ne riparleremo. Poi, poi ce lo vedo tipo la signorina a gambe aperte. Guardate questa roba. Sì, ma mi trombi. È due ore che chiacchi, invece la via è secca, no. Come il deserto. Mamma mia, Nani. Vabbè, per dire, immaginavo la scena. Veramente. Ma oggi tenteremo di passare dalla via laterale. No. Analizziamo le cose. C'è Sabacco con lo stantuffa, Dio Madonna. Oggi facciamo un danno. Quindi vai avanti con... Comunque io come, cioè, come manager lo proporrei, sì, lo proporrei a Encone. Io ce lo vedo di brutto. Ma vabbè, ma è anche già di suo. No, vabbè. No, ma è anche già un pappone. Cioè, no, no, sì, no, sì, sì. Dai, beh, un pochetto, no, sì. Un pochetto, no, anche su quella linea. No, no, vabbè, dai, ragazzi, nel senso. Sono passate delle adesso signorine. Adesso solo perché c'è la vestaglietta, via. Ma che vestaglietta, che vestaglietta. Sono passata, è passata anche Adriana Cecik, Lia Malkova. Cioè... tutte signorine di alto... Sì, quindi, nel senso, professionista ormai. Vabbè, gli piace sviscerare anche quel mondo dall'interno per sfatare dei miti, penso, no? Grazie Mattia. Sì, sì, sarà sicuramente, no, per quello. Un Poliquid Show con le troie. Calma anche la fine. Poliquid Show, eccoci. Oh. Oh, ecco, vedi, questa sarebbe con sì, delle sfide interessanti, ma no? Lo si può fare con tutto, cioè basta. Sì. Però si sì, propongono il Poly Squirt Show, che secondo me Poly Troy anche bello, bello. Beat, no, non so che, vabbè, anche il Poly Beach Show è interessante. Ah, no, anche Poly nudo con la cravatta che sponsorizza nudo. Bello, ce Rick Dufer. Rick, no. Rick Dufer, beh, Rick Dufer ce l'ha alla faccia, però di bello che no, non è vero, no, sì, dice a me poi se peggio, scusa, ma cosa direbbe Socrate, ma è un amico, no, ma ti aspetto, arriva lì con la pipa e 30 centimetri di nerchia fuori dal pantalone, cioè, del luto. Ma visti gli show con la vestaglietta di dal vivo, c'ha un pacco, sì, c'ha una testata, è vero, si vocifera, sì, okay, sì, sì, si vocifera addirittura. Dani, perché guardi il pacco? Ok, ok, siamo tornati al è lì, solo lui, entra lei con Polygam Show. Polygam Show, vieni Poly, tanto, ah già, ora stai allenando sicuramente Wobba Fett, quindi non lo so, però se vuoi entrare a chiacchierare fammi sapere, ma non è vero Jake, questa cosa fa più ce l'hai lungo più sei stupido in realtà, ma chi la sente? Ma in base a che cosa? Io mi ritengo intelligente comunque. È bella questa, questa è carina, no, più che altro no, riccone. Sì, sì, un bel cogito. Un bel cogito. Bel coito. Un bel coito. Sì. Ci sta di brutto. Ah, sì, sì, sì. Delicoito. Ma a proposito, delicoito, pensavo bello, sì, io voglio capire, ma perché Instagram ha un problema così grande con la figa? Perché, allora, io vi spiego. Sì, sì. Io tutte le volte metto, non mi interessa questo contenuto. Sì. Non mi interessa questo contenuto. Sì, signorine. Sì. Addosso ti arriva qualsiasi tipo di cosa. Sì. Cosa vuoi dire? Si siedono, non capisco. Io l'avevo intesa in altro senso. Ma io posso dire che sono un segnalatore, non me ne frega un cazzo. Non me ne frega niente. Io sono un segnalatore, non me ne fotte niente. Io sono un segnalatore che mi venissero a rompere i coglioni. Io segnalo tutte le signorine un po' troppo svestite. Non me ne frega un cazzo. Perché dici non è vero, ma tanto dopo non fanno niente, per carità. Però io le segnalo intanto. Siccome sono un vendicativo di merda, a me hanno tolto un botto di roba con il culo di fuori, affanculo, dio porco, e segnalo. Non me ne frega niente. Capisco, scusa, un po' cosa intendi. Io, per esempio, pubblico i disegni. Perché la fica no, e il pene. Perché la fica sì e il pene no? No, ti capisco. Perché le tette di fuori vanno bene, i miei coglioni no. È perché fanno più engagement. Ma come? Scusa, cos'è diverso? Uno è genitale, uno invece è. Uno è sempre un po' sessuale. Ho capito, però non sono genitali. Succhia. Ma poi è uscita strozzatissima. Chissà cosa voleva dire. Mi sono reso conto nel mentre che cazzo sto dicendo. Scusa, Cri. Bello perché ci sono. Succhia. Vabbè. Però ti capisco, stavo dicendo. No, no, per carità, ma comunque sono le lingerie in bikini e comunque mi no, non parlo di lingerie e bikini, parlo di capezzoloni. Capezzoloni. Potenti proprio. Sì. Vabbè, che comunque
libere di fare quello che vuoi, però no, quello, ah, però le regole, assolutamente, però le regole mi fa incazzare che a me tolgano della roba e, ma Instagram, cioè, il trattamento è diverso, capisci? Io sono sempre stata di sto presupposto, il trattamento è diverso, mi fa girare il cazzo tutto, c'è qua il profilo, quello che c'ha tot di migliaia di follower, cappelle a tavola, c'era uno che c'ha, si mette la cappella a mano, cappella croccante, bellissimo, c'è anche, c'è anche il tizio mi ha suggerito Blur, quello che si vede sempre il cazzo gigante che spunta dai pantaloni, che spunta, no, cioè, e si vede proprio la cappellona nera, cioè proprio non l'ho visto, non l'ho visto, è una bella nerchiona. E, e poi a me segnalarono e buttarono giù il post di Kerz che scriveva, mi prese il cellulare e fece la storia, venite allo Stregatto a Firenze, si spacca le sedie, sì, nella schiena la gente, segnalato, boh, incitamento alla violenza, quindi te lo rimuovono, ma che vuol dire, cioè vabbè. E poi vedo le cappelle nere grosse, sì, proprio col buon del cazzo fuori su Instagram, e poi boh, c'è qualcosa che tu... avete mai provato a scrivere qualcosa di molto triste nelle storie e poi vi arriva e poi ti arriva messaggio... ti diamo il nostro aiuto, ma sì, di che? Sì, sì, ma che aiuto mi vuoi dare? No, sì, cos'è questa storia? Stanno parlare di suicidio, di cose tristi, troppo tristi. Esatto. La gente manda segnalazioni e parte Instagram che ti fa, ti stiamo offrendo il nostro aiuto. Non lo sapevo. Contatta questo numero per... Secondo me quelle sono tipo policy aziendali che loro sono obbligati a mettere. Però, che... però è una cosa carina, secondo ci me. Ci sta alla fine. Sì, magari... cioè, meglio che ci sia che non ci sia. Ah, no, esatto, esatto, esatto. Metti che uno magari vede il numero e dice, oh, provo a chiamare, tanto. Sì, infatti. Ma a voi è mai servito poi il feed di Instagram? Cioè, di che senso? Cosa vuol dire? Cioè, che avete senso? Scoperto qualcosa effettivamente con i consigliati di Instagram? Sì. Ah, sì, sì, un po' di cose, sì. Ah, è già qualcosa che sì, servirebbe sì, sì, a quello tecnicamente. Io sì, sì, ma non nell'ultimo periodo, nel senso. Nell'ultimo periodo ho scoperto una stand-up comedian che ha una malattia tipo al cervello, o comunque un problema al cervello, e proprio si parla un po' male, si muove un po' strana americana, okay, ma fa spisciare da ridere. Non mi ricordo come si chiama, chiama? Okay. Non mi ricordo, la seguo, la te lo dico. Vabbè, capito, ti sono in chat tra tre secondi. Allora, stand-up comedian quelli anch'io, però poi non li seguo. Magari a me è un sacco di disegnatori, tantissimi fumettisti. Io, anch'io. Dado staff. Vabbè, perché seguo quelle cose, quindi ovviamente ti esce quello che ti segui. Io miracolosamente sono riuscito a farmi entrare tra culi, puppe, culi nelle puppe, puppe nei culi. Sono riuscito a farmi consigliare delle cose d'animazione. Non so come sia possibile, ma esistono delle robe. Io ho scoperto gli sfondi dei cartoni dei Looney Tunes. Ah, bello. Sia una delle pagine più belle mai viste sulla faccia della terra. E poi ne ho scoperta un'altra che si chiama One Perfect Frame. E sono, sì, tutti frame di corti anni 20, 30, 40, 50, di tutti la cinematografia americana, e sono frame assurdi di personaggi distorti, sfatti, Daffy Duck con la bocca spalancata, cioè, boh, spacca veramente. Che bello. Qual è il tuo personaggio preferito dei Looney Tunes? Looney Tunes è, ma è, sembrerà strano a molti, ma Marvin, il marziano. Il marziano? Ma sì, sì. Perché a me piace il Coyote. Beh, comunque per chi lo chiedeva, la tipa si chiama Tina Friml. Proprio così anche l'account, ah, okay. Tina, T-I-N-A, F-R-I-M-L. No, a me Marvin perché si crede sempre sto cazzo, e l'alieno invasore un po' con questo coelmo da centurione che non si capisce che il design ha sulla palla nera. Sì, 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 senza corpo. E poi era protagonista di corti che mi facevano emozionare, perché erano corti, diciamo, di fantascienza, e c'era quella fantascienza low budget con quegli sfondi molto molto poveri ma pieni di animo, e quindi lo amavo. Poi c'aveva questi cazzo di alieni che lanciava tipo Cyberman di Dragon Ball, che okay, tirava e spuntavano quegli alieni che sembravano tipo degli struzzi, erano dei piccioni giganti, però veramente lì attinge a una pletora di personaggi meravigliosi nel design. Io mi ricordo anche il mostro, quello rosso peloso, sì, quello che sembrava un culo peloso, cos'era? Sì. Non era Titti, no, non era quella si trasformava da... sì sì sì, nel laboratorio, sì, no era un'altra cosa, c'era Titti, c'era Titti, ma ce n'era anche un altro, sì. Anche Bugs Bunny si trasforma a volte in tipo un mostro peloso arancione. Ma Bugs Bunny sta troppo sul culo, non ce la posso fare. Anche a me. Era il topolino della situazione, cioè, infatti però... anche il topolino mi sta sul culo. Eccoci. Vabbè. No, ma ci sta. Ci sto provando con una cieca su Instagram. Che vuol dire? Cosa c'è? Aspetta, ma di vista o di nazionalità?
No, mi è venuto in mente prima che hai detto stai scoprendo persone. Io casualmente qualche giorno fa ho trovato i reel di questa signora, questa donna inglese, cieca, che non vedente, che fa i reel su Instagram. Ha iniziato a flirtarci su privato. No, aspetta, ma con gli audio? No, no, scrivendo. È perché dopo penso che ci sia una funzione. Ah, c'è quello dell'app che te le legge i messaggi. Quindi te praticamente dici, gli dici ah ti succhierei i capezzoli. No, 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 no. E quindi, e quindi praticamente c'è un bot che legge i messaggi, ma ti succhierei i capezzoli e poi metterei nel caso del tuo culo. È una cosa del genere. Sì, sì, sì. Ganzo. Ma una signora vuol che signora? Sì, lo so, la conversazione era iniziata tra poco, quindi. Che non siamo arrivati ancora ai capezzoli. Non lo so, sinceramente penso sui 40. Ah, ti 9, stai dando le MILF. No, facciamo un 69, 9, così praticamente legge. Sì, sì, è interessante, sì, però. Sì, ma sono quelle cose, scusate, sai quelle cose che sai benissimo che non andranno da nessuna parte, sono autoconcludenti ancora prima di iniziare, però le fai comunque, cioè non mi è mai capitato. No. Ora, al di là del, ma sì, del rimorchio, cioè anche, può essere anche un'altra roba. Boh, no, ma cosa può essere? Amicizia? Anche, per esempio, oppure inizi una discussione che, non vuoi neanche prendere, non lo so, non... Quelle cose che fai, ma non capisci perché le fai. Allora, io non vorrei aprire il vaso di Pandora, però c'è una cosa che ti vorrei chiedere tipo da settimane. Dimmi, ma cosa ne pensi di Yuasa e Golden Globe? Perché ti ho pensato subito appena l'ho visto. Cosa ne penso? Penso che finalmente l'Occidente, soprattutto l'Italia, l'Europa si sveglierà ed è un vantaggio per noi perché forse avremo delle edizioni in italiano di tutta la sua roba, perché a parte Devil May Cry Baby non è uscito un cazzo di Yuasa in Italia. Quindi mi piacerebbe molto vedere Mind Game finalmente con edizione italiana, e Tatami Galaxy, e vedere Night is Short, insomma tutta la roba bomba che ha fatto Yuasa e che nessuno... In Italia, cioè si conosce, ma lo conosce una nicchia. Anche Ride Your Wave, forse. Sì, sì, sì. Ah, anche Tokyo Sync, come cazzo si chiamava, che tra l'altro non mi è piaciuto. Panchina, please. Madonna, Tatami Galaxy parlando correndo, che vuol dire? Perché parlano veloce. Japan Sync. Il protagonista parla veloce. Parlando correndo. Vero, Japan Sync. Mi veniva a mente il nome. Quindi vabbè, insomma, sono contento. Non era per aprire l'argomento che magari dentro noi è che mi interessava, perché appena l'ho visto mi chiese che ne pensa Dario. Allora, io ci sono rimasto. Per me i Golden Globe e gli Oscar valgono poco, però... Però proprio per il fatto a livello di marketing... Per il fatto che sono tanto popolari a livello proprio di gusto popolare, secondo me è una cosa buona. Perché? È una cosa buona perché guarda l'effetto che ha avuto su Miyazaki, cioè ha vinto l'Oscar e tutti improvvisamente si sono scoperti amanti di Miyazaki quando lavorava da sempre, quindi meglio vediamo. Così che quando muore invece È vero, è vero. Anche il cinema coreano ha vinto l'Oscar Parasite. Oddio, cioè ma coreani fanno sti film, buongiorno, cioè cinesi, giapponesi, coreani, good morning, cioè da sempre, quindi vabbè, ma a parte Nanni che ha trovato la cieca, la non vedente, cosa avete trovato voi grazie ai feed che vi stavate raccontando? Ai feed? Niente, io qualche disegnatore che magari mi salvo, da cui prendo spunto un po' anche su come fare i reel eccetera, che io sono super boomer negata. Ciao da casa. Ciao, buonasera, con il capello sciolto. Capello sciolto, sì, per cambiare. Molto dark. Poi, oddio, anche a me escono fighe, gatti, cosa gatti, mi fanno ridere. Gatti va bene che escano, cioè io non ho problemi assolutamente. Io li amo. Poi anche i procioni, me ne escono tantissimi. Panda rossi? Adoro. No, ma io da vecchia avrò una casa con un samoyedo, un procione, poi almeno 3 gatti e una volpe. Vabbè, invece Vic, stavi raccontando... Audio? No, io te l'ho detto, molti disegnatori, tantissimi. Poi io ho scoperto alcuni comici, tipo Sofia Gottardi, che mi piace molto. Ah, ok. E tra l'altro adesso che è entrato Andros, mi è venuto in mente a chi possa girare la sponsorizzazione di prima. Giusto. Ah già, te hai sentito di questa cosa, Andros? No, non ho sentito perché ho visto ora il messaggio. Infatti ti ho risposto adesso perché oggi ero in ferie, quindi non ho sentito effettivamente. Cioè, ho aperto perché ho detto, cavolo, è vero, me l'ero perso. Ho sentito che stavate parlando di espressioni fisiche su Instagram, però sono arrivato in quel punto lì, non ho perché, sentito. Praticamente Vic ha ricevuto una proposta economica per una collaborazione su Escort Advisor, e non è un meme, è proprio vero. No, no, ok. È vero. Mi hanno proposto di fare un rating della classifica top escort e top trans.
ovviamente non ho, non ho accettato. Ma io vi dico, giuro che vi dico di sì. Sai qual è il discorso? Scrivetevi. Classificabili? Sai qual è il discorso? Se fossimo stata nell'epoca pre-walk, non ci sarebbero stati downsize dal punto di vista della... Io già vi ho perso, ragazzi. Ma anche io non sto capendo di cosa stai parlando. No, no, sai, vuol dire che non ti diminuisco. Ma parla come budget! No, no, il punto, il punto è che è difficile, è una sponsorizzazione molto difficile. Come fai a farla? Non si può fare. Ma va... Vabbè, si trucca un pochino. Ma tanti, dici perché vieni blastato, shitstormato? Sì, esatto, io intendevo quello esattamente. Vabbè, cioè... c'è da dire che nella cultura woke c'è una... un awareness per le sex worker comunque abbastanza importante, quindi, appunto, no, però sì, il discorso sì, è però che capisci che fare la classifica sono entrato nel linguaggio, dai, esatto. Capisci? Mi sa di un'oggettificazione leggerissima. È quello il discorso, cioè. Magari c'è una descrizione per ognuna sulle attività che fa. Ma che, però scusami, rompono il cazzo tutti con i fan, mi fate sponsorizzare Escort Advisor e trans. Ma che senso rompo? Cosa vuol dire rompere? Cioè, se è sdoganato OnlyFans, c'erano tutti i fan, perché che male ci sarebbe sponsorizzare Squad Advisor? Ma secondo me è il rating che è un po' di cattivo gusto da fare in un video, capisci quello che intendo? Non è tanto la cosa di Radobax l'ha fatto, uno vuole fare l'escort, ci sta, capito? Ma non lo so. Volendo, se uno va sul, come si dice, sul tecnico, tecnicamente non è diverso dalla bombi o la passi che c'era già stato tipo per sì, livello. Non è effettivamente diverso, da un certo punto di vista, nel senso che e comunque precursori precursori, cioè precursore di questa cosa, Massimo Boldi, che già in tempi non sospetti anni fa, cazzo, metteva su Facebook, recensioni dell'escort sul suo profilo Twitter. No, ma neanche, ma anche su Facebook, pensando tipo così, tipo cortesia, ragazza fantastica, cortese, molto simpatica, pulita, si è fatta la doccia, sì sì, proprio... Sì, ma meno male, oserei dire. Mamma mia, ma si trovano ancora, si trovano ancora. Sì, c'erano, c'erano. Vabbè, ma Boldi, ragazzi, insomma, è un pazzo. È un po' andato, sì, per la tangente. Vabbè, ma quello succedeva comunque soprattutto nei primi tempi, dove non noi, magari le generazioni precedenti scoprivano Facebook prima di invaderlo, fondamentalmente, perché ora è tutto così, quindi non ci si fa più caso. Però io mi ricordo quando giravano ancora già gli screen in italiano, dove vedevi, che ne so, tipo Ernesto Calamenti, tipo, che scriveva come se fosse su Google, ma non capiva di non essere su Google, e tipo scriveva tipo zozze disponibili subito, tipo una roba del genere, e sotto tipo il nipote o il figlio che scriveva: nonno, guarda che questo non è Google. Ma ce ne giravano un botto di quegli screen. Ai tempi era una giungla, proprio la gente non sapeva nemmeno che cazzo fosse, c'era perché ci doveva essere, sì, però era il delirio. Il primo approccio a internet, anche. Attenzione, sì, sì, sì. Buona casa di io sai che non mi ricordo qual è stato il mio primo approccio a internet. Cioè, io me lo ricordo, vabbè, ma perché io avevo fortuna, perché mio padre all'epoca lavorava per l'IBM, quindi avevamo accesso a computer anche abbastanza tipo 386, 486, che costavano l'equivalente adesso di 5.000 euro l'uno, sì, per dire, e quindi tra una roba e l'altra, comunque lavorando in IBM, eri sempre un po' più avanti. Cioè, io andavo su internet su Windows 3.11, per dire, sì, ancora però, prima di Windows cosa? 95. Quello, di base c'era poco, però quel poco che c'era era figo. Conta che io ero piccolo, quindi bene o male cosa cercavi? Giochi non c'era praticamente nulla, c'erano delle pagine istituzionali alla fine, esatto. Quanti di noi ancora all'epoca, cioè, aprivi e giocavi a su PC a tre giochi: Doom, Wolfenstein, Prince of Persia e Solitario. Ti dimentichi Lumen e Tumbra, che erano uno di quei giochi testuali, che c'era il proprio, sì, vado, c'è anche il Flipper. Io non ho mai giocato a un gioco testuale. Però Flipper era già 95, qui è 3.11, ancora prima, per cui io me lo ricordo per quel motivo lì, e devo dire che Zork, grandissimo. Zork, sì, però non ho mai provato un'avventura testuale, mi è mancata, è una delle cose che non ho mai... Erano belle, però, Dario, erano belle. Cioè, nel senso, adesso anche oggi è nel loro fascino. Però è come giocare a un gioco di ruolo, ma da solo. Magari ne è uscita una di recentemente, magari c'è qualcuno, uno studio indie che l'ha fatta, ma che cazzo ne so. Ma sai cosa c'era anche? C'era anche questa, siccome era una cosa bene o male nuova, o comunque una roba che vedevi solo nei film di fantascienza degli anni Ottanta, no? Questa cosa della macchina senziente, ti dava questa sensazione, ok, di... cavolo, ma sto veramente, cioè, il computer mi sta veramente rispondendo in questo modo, perché non c'era ancora questo... Come la realtà virtuale ora, come la... Sì, esatto. Sì. Capito? Cioè, tra 30 anni, tipo, guarderanno noi e dicevano, questi cretini che, tipo, giravano facendo così in mezzo alla stanza e pensavano anche che fosse una cosa figa, no? No, War.exe. Sì, caro armatino... Era un gioco, in realtà, era questo caro armatino...
poligonale, erano delle linee verdi, e andavi in giro per la mappa che era nera, e ogni tanto incontravi mine, altri soldati che erano ovviamente dei pixel, sì, sì. Sempre verdi, e sostanzialmente era un gioco di guerra molto di base che era preinstallato su certi PC. Sì, sapevo. Anche perché poi tra l'altro avevi, c'era un fortissimo mercato shareware, che era un modello, una sorta di demo, da un certo punto di vista era praticamente metà gioco, ok? Che i giochi venivano distribuiti in Italia, per esempio la maggior parte erano in edicola, c'era internet, non c'era niente, o comunque quel poco che c'era non è che... C'era lo shareware, tipo Doom, che era in shareware, cioè ti davano, fai conto, di tre mondi, di Knee Deep in the Dead, Inferno, eccetera, ti davano solo il primo, gratis. E poi, se volevi, dovevi chiamare il numero e tipo ti vendevano il resto del gioco, te lo mandavano. Il punto qual era? È che tu eri in questo limbo tecnologico dove ti sentivi estremamente... Cioè, ti sentivi parte di una community, ma allo stesso tempo eri estremamente solo. E quindi eri affascinato, cioè perché non avevi nessuno a cui chiedere... nelle vicinanze, a meno che non te l'avesse dato un amico il gioco a cui chiedevi che l'aveva già giocato prima, quindi era tutto nuovo, era tutto wow. Non è che andavi su YouTube o su internet e dire anche a me è capitata questa cosa, e quindi la raccontavi agli amici e tipo diventavano i miti, no? Se eri quello che aveva visto questa cosa per primo e nessuno l'aveva vista. Comunque era Battlezone, era btlz.exe, sì, non sì. War.exe, comunque sì, ok, però non sapevo niente di questa roba qui. Io ho iniziato con il Sega Mega Drive, e quando andavo dal Fattorini giocavo sempre a un PC, non mi ricordo qual era, e ho giocato, mi ricordo, a due giochi, no, tre, era Famiglia Addams, che era eri Gomez e andavi a giro a salvare i membri della famiglia Addams, era un platform stranissimo. Poi c'era Soccer Kid, che era un gioco dove eri un bambino, era sempre un platform e tiravi sta palla ai nemici, quando ti si sgonfiava la palla c'avevi il corpo e poi se ti colpivano un'altra volta morivi. E poi Super Frog, che era un altro platform, tutto solo platform. Super Frog era un platform. Tra l'altro, piccola curiosità, perché in tantissimi pensano tipo Tomb Raider, no? Per non dire sempre Tomb Raider, perché noi diciamo Tomb Raider, non si dovrebbe dire Tomb Raider, vabbè, sti cazzi. Pensano che sia, no, la prima eroina di videogiochi. In realtà ce n'erano prima, di cui una abbastanza oscura, che si chiamava Jill of the Jungle, e Jill era una donna, e pensate, io mi ricordo ancora, sviluppato da Epic Mega Games, che poi è diventato Epic Games. Cioè, uno anche non Metroid, Samus. Oltre Metroid, che vabbè, ma quello già si sapeva meno, perché era una roba che tu vedevi alla fine del gioco, se lo completavi oltre una certa percentuale. Quindi, oppure quando morivi, però era talmente breve che non riuscivi a capire questa cosa. E comunque anche lì, per farti capire che era una donna, siccome erano pixel, c'era in bikini. Questa cosa non si è mai capita. Fino a poco tempo fa, se c'era un personaggio femminile nei videogiochi, la sua armatura era tanto più potente, tanto più era scoperta. Cioè aveva due copricapezzoli, armatura 99.000, se andava in giro con sei armature eri a livello 2. Questa cosa Lara Croft ha fatto capire delle cose a tanti, io credo. Beh, però c'era d'altra parte anche Jill di Resident Evil, che era super vestita, dipende. Sì. Poi dopo ovviamente hanno recuperato con tutte le skin nel remake, le cazzate così. Però. L'intramontabile leggenda del trucco per giocare con Lara Croft nuda. Ah sì, quella leggenda metropolitana. Parlavi di internet agli esordi, io mi ricordo con mio padre lì fissi sul coso per cercare di scaricare sta famosa mod, perché poi scaricandola, tra l'altro rimanendoci malissimo, che mi ricordo ci siamo guardati ma che cagata, erano praticamente due delusi. Ovvio. Sì, erano due pallini al posto dei capezzoli, più un triangolino, cioè finiva lì, non è che c'era cosa. Ci sta. Perché se ti aspettavi, no, alla fine. No, beh, certo. Questi vecchi non me li ricordo, purtroppo. Cioè, ci giocavo, ma non li ricordo. Ricordo Quake, vabbè, Prince of Persia, anch'io ci ho giocato. E poi mi ricordo questi giochini della Disney che, non so dove uscivano, in edicola o nei cereali. Edicola, principalmente da edicola. Ma erano i demo, mi sa, erano... In edicola davano anche i giochi completi. Erano completi. Sì. Vabbè, c'era la Disney che aveva c'era la Disney Interactive che aveva fatto questa serie di videogiochi infinita. C'era la Carica 101, c'era Aladdin, la Vendetta in Asia, Il Leone. Il Leone. Però ad
esempio, con giochi, con giochi per il mio computer che li dava completi. Io ricordo, giochi per il mio computer. Comprai Moonwalker, quello di Michael Jackson. Con le prime note di Moonwalker in loop. Sì. Che era, se non erro, un picchiaduro a scorrimento? No, era tu era dall'alto, isometrico. Tu praticamente scappavi quello è un altro, dai, quello che dici te. Degli oggetti. Quello era per il Sega Master Mega Drive, se non mi sbaglio. Io mi ricordo una roba del Mega Drive, sì, con la con questa era lo stesso identico. Sì, sì, ma un periodo il Far West comunque, quel periodo lì, perché poi c'era lo spauracchio del virus. Io vi ricordo questa roba perché c'era sempre quando attenzione, il virus, il Millennium Bug, poi non ne parliamo. Cioè, virus ovunque, attenzione, perché poi c'era sempre quell'amico, quel conoscente, l'amico di famiglia che diceva: sai, quella volta che ho preso il virus, però comprando una cosa in edicola. E allora andavi in edicola, tu impaurito, tornavi a casa perché dicevi: ok, questo però, che non è che all'epoca c'erano tre computer in casa, ce n'era uno, e se c'era di solito era perché qualcuno di più grande lo usava per lavoro e quindi non si poteva scazzare, no? Tu mettevi dentro il floppy disk piuttosto che il CD-ROM sperando che non ci fosse il virus, che qualcuno non se ne accorgesse, quando poi in realtà c'era un'icona sparata sul desktop a 320 pixel scritto: appena installato il giocone totale. Ma quindi poi a volte erano 200 i floppy, dovevi quando finiva uno, vai, aspetto il floppy 2, allora devi inserire 2, sperare che andasse tutto bene. Erano così, ci ho fatto delle avventure grafiche, non da me perché non c'era una lira, però insomma da amici ho giocato a tantissime avventure grafiche. Beh, ma ti ricordi quando c'era, perché comunque anche lì c'era un fenomeno di pirateria parecchio grosso, perché io mi ricordo questi floppy disk con il pennarello che arrivavano. Sì, è vero. Sì, sì, ma sì. CD masterizzati, quei giochi tipo con Half-Life, alla bancarella a Tirrenia. Quello no, per PC no, non ho trovato niente. Per PS1 c'era il mondo. Anche, sì. Mamma mia. Però... Per PlayStation 1, scusa, però lì in zone, nelle spiagge, ti ricordi quando sei andato in spiaggia che c'era... Sì. Esatto, cioè quando andavi in spiaggia c'era arancio, limone, menta e gelati e granite, e dietro a lui c'era quello con il coso dei CD enorme. Voglia, sì, te lo ricordi? Sì. Musica, vero, giochi PS1. Sì. Che puntualmente tu compravi Metal Gear Solid e c'era dentro qualcos'altro, sicuro. A volte vendevano nei negozi di elettronica le PS1 già piratate, già modificate, soprattutto nei negozi locali, quelli dei paesini. Io mi ricordo che c'era un negozio di TV a Colle Salvetti, che non c'è più da quando sono piccolo, sarà da 25 anni, e che vendeva le console già craccate. Me lo ricordo. Sì, perché, e ti ricordi quell'atmosfera quando entravi? C'era questa atmosfera, perché non era così d'uso, cioè paradossalmente era quasi uso, anche se era... Però c'era sempre questa cosa nei negozi, perché c'erano molti più negozi indipendenti, no? E questo un po' mi manca, perché mi manca il rivenditore di fiducia da un certo punto di vista. Oggi sono grandi catene, che entravi e gli dicevi: sì, vorrei prendere una PlayStation, e dici: guarda, sarebbero, cos'era, mi pare fossero 389.000 lire, insomma non ricordo più. Tanto, lui, sì. di solito funzionava così: c'era il banchetto con il vetro sopra, con sotto tipo tutte tipo riviste o cose del genere, insomma con gli ultimi giochi che c'erano, una parete dietro e poi una magica porta con la tendina. Vi ricordate le tendine, quelle con le perline? Sì. Tu entravi e diceva: sono 389.000 lire, così. In che senso così? No, perché ci sarebbe... Si guardava in giro, cioè... No, vieni. Però era anche affascinante, questo... Sì, entravi in questo mondo dietro dove c'era sempre un tizio in carta pecorito lì su circuiti, che ti guardava così in cagnesco perché pensava che fossi qualcuno, non so, la guardia di finanza o cose del genere. Lui... Però 399.000 lire così, però adesso io te posso fare 200. Si chiamava la modifica, però, ufficialmente. Cioè, la modifica. La PlayStation modificata. La PlayStation modificata, sì. Entravi dietro e poi uscivi e ti dicevano: perché questi sono i giochi, ma sotto esposizione. Io mi ricordo che però c'era qualcuno che metteva in giro copie, che poi le copie craccate, che modificate, che erano delle copie di merda. Per esempio Spyro 3... Year of Dragon, che era un gioco fighissimo dove dovevi prendere tutte le uova eccetera, la copia che si metteva in giro era una copia di merda super buggata, che a un certo punto ti buggava tutto il gioco, sì. Ti perdeva le uova ed era una rottura di coglioni, perché io lo volevo finire al 100%, non c'era mai verso, perché arrivavo a un certo punto e poi perdevo le uova nei livelli ed era super buggato. Non parliamo poi del famoso Pokémon per PlayStation, che era Rescue Shot, il gioco. Io mi ricordo un Super Mario marcissimo, che era tipo
venduto sotto banco, tipo girava sta ROM hack di Super Mario marcissima, dove era tutto sbagliato perché c'era Mario però col cappello di Luigi, quindi era verde, Mario aveva la salopette verde, però c'era scritta la V di Wario al posto di Mario, insomma era marcissimo, e tipo se lo aprivi dentro era una vecchia ROM di Mario Bros per il Genesis, cioè per il Mega Drive, buttato su PlayStation, casino, era una roba assurda. Era una cosa fatta dalla Insomniac apposta, ragazzi, io non mi ricordo tanto bene questa cosa, però un'antipirateria. Ma mi sembra strano, perché quando ti aprivi questo Spyro 3 c'era un menu con una musichetta strana. E c'era Spyro e potevi modificare mettendo vite infinite, mettendo, secondo me non era proprio della Insomniac, che era roba di ROMAC, diciamo. Ma perché era, invece sì. Cioè, avete mai avuto il disco dei cheat? Che lo vendevano, sì, però c'ho ancora la confezione. Ma Nanni, te scherzi, ma guarda che all'epoca uno geniale anche dal punto di vista della programmazione a livello mondiale aveva commercializzato, infatti da lì poi è partita una sfilza di sequele in tribunale da parte di Sony, perché aveva commercializzato una cosa che si chiamava Blim, che era un emulatore per PlayStation 1 venduto nei negozi, cioè io me lo ricordo, venduto nei negozi per Dreamcast e per PC. Cioè oggi è una cosa impensabile che tu entri in un negozio e c'è in vendita una cosa scritto: compra i giochi per la PlayStation 5 e giocali sul tuo PC. È follia. Sì, quella cosa venne venduta per 2 anni, finché non venne tolta dal mercato, perché sto tizio aveva detto sì ma è legale, perché io vendo l'emulatore, non vendo mica i giochi. Poi ha voluto spingere sull'acceleratore e lo vendeva con i giochi preinstallati dentro. Però sì, i geni finali. Tra l'altro, ecco qua, era una protezione di Insomniac, che quella che dici tu era il menu di chi copiò il gioco, Paradox, ma non ci riuscirono bene perché la protezione venne fatta benissimo e quindi buggava tutto. Cazzo! Bellissimo, bellissima storia, non lo sapevo. Bel aneddoto, vi ringrazio. E poi vabbè, c'era l'action replay, ragazzi. Però Nintendo iniziò a far razzia, denunciò gente, è successo un bel casino per quella roba lì. In Russia, per esempio, dove anche all'epoca c'erano altri tipi di restrizioni, per ovviamente per l'ex Unione Sovietica, eccetera, Nintendo non è mai riuscito a farsi valere. Per quanto riguarda il primo Nintendo, il NES, esisteva il clone russo e si chiamava il Tandy, era la stessa cosa, e tipo loro l'hanno venduto per quasi 20 anni. Ma come fai a sapere queste ossite, Andres? Perché sono strappassionato, cioè metà del mio content è comunque, cioè, parlare di questo. No, però essere esperti di pirateria a questi livelli con tutte le monete. Quando hanno leakato GTA 6 qualche settimana fa. Ma sai perché? Perché tramite queste cose, tipo, si scoprono un sacco di altarini dietro la storia videoludica che sono interessantissimi. Qualcosa sapevo anch'io, però così nel dettaglio, addirittura le crack russe, ovviamente lo venivi a sapere qui, non lo sapevi all'epoca. Lo vieni a sapere dopo, perché ovviamente studiavi il mercato e quindi di conseguenza scoprivi queste cose, ma all'epoca ovviamente si sapeva niente qua di queste robe. Cosa è successo, Edo? Che è successo? Io sono stracontrario alla pirateria, soprattutto oggi, perché oggi con tutte la le offerte che ci sono... La pirateria è un reato. È un reato, non ruberesti mai un'auto. Esatto. Voi sapete che quel tizio si è preso una multa perché la musica per quello spot non aveva i diritti, e si è preso dopo 20 anni una multa. Io dico che oggi l'action replay. Bello l'action replay, bellissimo. Bello. Unleash the power, unleash the power. Beat the game. No, io dico oggi ce con anche tutte io le offerte che ci casa, sono, fortissimo. Dico con tutte le offerte che ci sono, col Game Pass, con tutte queste cose qui, obiettivamente, cioè spendendo pochissimi euro riesci a giocare a veramente un botto di roba. È come la pirateria musicale. Alla fine con Spotify o così. Con meno rischi, tra l'altro. Assolutamente. Andros, io avevo una scatoletta che si metteva dietro alla PlayStation, la prima. Sì. Che il Bambi giochi, però non so perché, tipo quelli giapponesi erano in anteprima, per motivi che non capisco, erano in bianco e nero, perché era una questione di PAL NTSC che non veniva convertita bene dal televisore. Perché c'era il passaggio anche del televisore, cioè quello che non ti dicevano quando ti vendevano sti accrocchi era: sì, tu il gioco di un'altra regione, che sia
PAL NTSC o SECAM per i francesi che avevano SECAM, ti dicevano sì, funziona, però non ti dicevano guarda che devi controllare anche la tua televisione se supporta i 60 Hz, perché da noi era 50 Hz, per NTSC era 60. Talvolta non riusciva e non riuscendo doveva togliere delle informazioni e toglieva il colore. Ma porca puttana. Perché un mio amico che non aveva usato cavi strani e cose del genere andava da lui. Allora, ricordo che Resident Evil 3 lo giocammo tutto così. Allora, di inglese avevamo 11 anni, io 11, lui 10, quindi di capire l'inglese non se ne parlava. Era tutto in giapponese, però c'era il Nemesis che ti urlava in faccia e andava bene, quindi non ci capivi un cazzo, ma ci divertivamo un sacco. Da lui lo giocavamo perché andava a colori. E non aveva cavi strani, non so perché, da lui andava. Da me invece era vero. È la televisione. Io mi ricordo di aver preso a New York quando sono andato nel 2008, che là era già uscito Super Smash Bros. Brawl per Wii, e non andava. Non vabbè, lo sapevo perché era questa perché cosa. Era regione diversa. Perché c'era regione logica. E non mi leggeva il disco pensavo bestemmiato. Pensavo ci fosse solo in Giappone sta cosa. No. Però lo facevano apposta perché... Ah, io quei film ho risolto perché volevo prendere le edizioni migliori all'estero. Ho preso su Amazon un lettore Blu-ray region free, ci butto dentro tutto. Ah, ok. Sì. Ma pensa a te. Però per i giochi non c'è questa roba. Cosa. Penso sia anche paralegale questa roba, credo. C'era, non so come funziona. Però c'era. Soprattutto nei piccoli negozi c'era questa usanza molto spesso, perché avevano ovviamente clienti fidelizzati, perché erano negozi piccoli, quindi molto spesso capitava che arrivassero, perché all'epoca non è come oggi che worldwide release, cioè esce un gioco ed esce in 24 ore in tutto il mondo. Una volta ci stava che magari il gioco uscisse un anno prima in un altro mercato, e quindi ti vendevano l'accoppiata gioco più Action Replay o similare, che ti permetteva effettivamente di giocare. Quindi sì. No, non è il pezzotto Stereo P, è semplicemente un lettore region free che compri un DVD Blu-ray originale all'estero e lo puoi infilare tranquillamente, anche perché vi stupirà, ma ci sono delle edizioni Blu-ray di Pasolini che qua non sono uscite, ma in Inghilterra, in America sì. Cioè, quindi non... Ma anche tipo c'era una di Romero bellissima che era solo tedesca. Sì, specialmente per l'horror, so che Questa cosa per esempio sui giochi non c'è, ma una roba che mi è capitata a me sia per il circuito PlayStation sono i codici di ricarica PlayStation, insomma del store, cioè io abitavo in Austria, comprai questo codice australiano austriaco da 50 euro, andai a caricarlo sull'account italiano, codice non valido perché gli account di PlayStation sono bandati sulla regione al momento dell'iscrizione. Sì. Quindi occhio, anche se dovete comprare codici all'estero. Sì, occhio tra l'altro, perché molti credono che la PlayStation 4 sia region free anche coi film. No, è region free con i giochi. Quindi state attenti, perché se volete prendere un Blu-ray, siete collezionisti, perché ce ne sono alcuni in Italia collezionisti, poi hanno tutte le edizioni fisiche. Io per esempio collezionavo tanti Blu-ray ai tempi, poi mi sono un po' fermato perché era un'altra spesa in più, però provare su PS4 non funziona, cioè non ve li conoscono, quindi... Ma ad esempio io mi ero rotto il cazzo di aspettare che uscisse Peacemaker in Italia, la serie quella con John Cena di Gunn. L'ho comprato il Blu-ray, quello Regno Unito, che era region free, e me la sono guardata, cioè non c'erano i sottotitoli in italiano né niente, però Io ho trovato l'edizione americana in Blu-ray della serie animata dei Fleischer di Superman, che è una bomba. L'ho trovata in America col booklet e tutto, l'ho presa con i libricini, sai, con le informazioni, l'ho preso, l'ho vista, me la sono goduta con questo cazzo di lettore Blu-ray, si trova tranquillamente su Amazon. Qui devo dire una cosa io. Dimmi. Perché io sono estremamente deluso dal formato Blu-ray. Perché? Sì. Se io lo metto a confronto, e non sto parlando ovviamente di qualità audio video, perché quello ovviamente non c'è paragone, ma mettiamolo per un secondo in confronto col DVD. Quando tu acquistavi un DVD all'epoca, so già cosa vuoi dire, io sono d'accordo a metà. Vediamo se. Vai. Però tu compravi e c'era come minimo 6 lingue dentro. Ora, molto spesso quando compri Blu-ray ti mettono italiano e inglese, al massimo ti mettono il francese o lo spagnolo, non hai tutte queste lingue. Un sacco di contenuti extra aggiuntivi di default. I menu erano obiettivamente fighi, perché quando tiravi c'erano questi menu articolatissimi, molto belli. Io mi ricordo sti DVD, tra i più articolati anche quelli di Harry Potter,
c'erano quelli di Harry Potter, erano articolati, c'erano tutti i giochi, c'erano i giochi, potevi fare il test per entrare nella casata, mi ricordo. Ma mi ricordo il muro di Diagon Alley che dovevi schiacciare i mattoni. Ho capito, ma te ci scherzi, però era tutto allo stesso prezzo, cioè nel senso col Blu-ray, ok, la qualità audio video chiaramente è superiore, va bene, sono cambiati i tempi, Anna, se non interessa più sta roba, però era figo, obiettivamente era figo, cioè, poi anche con Spider-Man c'era l'edizione quella tutta laminata, era brillante, e poi dentro c'erano tutti i libricini e le cartoline, sì, dentro a una specie di vela a forma di ragnatela che li tratteneva così dentro. Quello, ma su cosa non sei d'accordo da questo punto di vista? Cioè, che cos'è? Che dici, perché prima dicevi ero 50% d'accordo. Allora, per questa cosa qui sono d'accordo con te, perché comunque era molto figo anche inserire il DVD ed esplorare questo mondo. Tra l'altro ci ha fatto un video Nostalgia Critic, è fighissimo. Sì. Però la qualità del Blu-ray... visiva de Anderson, vabbè, soprattutto chiaro, se c'hai una televisione, cioè io quando ho visto Alien, il primo di Scott, sì no, è un'altra cosa, beh ovvio, in Blu-ray ho detto porco ma che cazzo è, cioè sì, era sì, proprio sì, una roba diversa quando arriva la prima navicella, no, si vede la navicella che arriva e fai, cioè, e lo vedi che è un modellino, no, sì sì sì, però lo vedi talmente bene che rimani affascinato da questa roba qua, sì, e così, no, ma quello, anche quello film non Disney c'è dubbio, ora non tutte sono stati fatti bene, però quelli fatti bene anche della Disney, quando ho visto Biancaneve in Blu-ray o soprattutto i film del periodo Xerox, erano veramente, perché vedevi tutta la matita, le robe, sì, o sì, Nightmare Before Christmas, che vedevi le ditate della plastilina, no, ma su da quel punto di vista ovviamente non c'è proprio, chiaramente sono due tecnologie diverse, sono anni luce diversi, però come secondo me come completezza, ovviamente non c'era l'HD, però come completezza di esperienza secondo me ti dava qualcosina di io più. Voglio consigliare, non so Nanni cosa sta succedendo, voglio era desaturato anzi per il PAL SECAM, per l'NTSC, no, è per quello, dai, vedi. Per io quello. Voglio consigliare magari ai collezionisti una roba. Ci sono due marche che fanno delle robe senza senso a livello di Blu-ray, anche come diceva Andros, a livello di contenuti extra e a livello di proprio anche libricini dentro che inseriscono, che sono un po', seguono un po' la filosofia di DVD. La collezione Eureka, che è senza senso, fanno anche delle steelbook bellissime, l'hanno fatta di Nosferatu, di Metropolis, e buttano dentro tutto, cinema indipendente, cinema mainstream, edizioni rarissime e poi soprattutto le edizioni Criterion. E hanno fatto il cofanetto di Godzilla, ragazzi, che veramente ti fa star male. Il bellissimo. Criterion è veramente senza senso. Costano, secondo me, più di Eureka. Sì, sì, senza dubbio. Però Eureka c'ha dei saggi dentro, cioè interi. Quindi, però, raga, soldi, ma qualità eccezza. Se vi garba il cinema, top, cioè proprio imprescindibili. Ma posso dire che secondo me in Italia abbiamo anche due case di distribuzione che sono fantastiche, che sono la Cinemuseum, oh, Cinemuseum scritto, che è ottima, che sono quelle che hanno fatto il primo Terrifier in, sì, Italia, oh, e poi la Midnight Factory per gli horror, grandi, che hanno grandi, le edizioni, sì, col, sì, booklet, sì, sì, sono belle. Sì, sì, sì. E poi c'era anche un'altra roba, aiutami Vic, quelli, Mico, che hanno dubbioso, stampato Ozu, quelli che hanno stampato la Raro Video. La Raro, sì, Video, sì, la Raro, Raro, sì, porca troia, la Raro Video, che hanno fatto un bel, cos'è quella roba, Nanni? Ma che cazzo stai facendo? Ecco, perché era concentrato, infatti lo vedevo che armeggiava, minchia, era così, nonna, grazie per cui ricordo Julian Just Got It, era un film poetico secondo me, quindi la Cineteca di Bologna, Pappo Pippo Pupo, ah beh, minchia, ecco, è proprio lui, Franchino il criminale, gli assomiglia un, sì, po', effettivamente. Impossibile. Cosa c'è questo accento. Cosa mangia il Masseo, tra l'altro. Esatto. Abbiamo... Il più forte. Il più forte. Com'è andata? Com'è Franchino? Il più forte. È il più forte? No, io ho preso un voto insensato. Ah, già, è vero. Il più forte fino ad ora. Ma che, perché io non seguo. Cos'è? Come funziona? Funziona che, vabbè, tu lo sai come mangio, no? Non mi faccio, sì, mancare nulla. Eh beh, ecco, giustamente. Beh, giustamente. Mi ricordo, quindi... ancora il nostro pranzo meraviglioso, io e il Masella. Incredibile pranzo, bellissimo. E... Zitto, Masseo, che hai truccato. No, Riccardo, te lo può confermare anche Dario, che mangio spesso no, al ristorante. No, mangia bene e soprattutto è uno che si gode il pasto. Cioè, è uno che sta lì, io attento. Vado lento, io mangio, degusto, io... Beh, no, ostriche, caviale, champagne... No, ma ostriche sì, e un bel crudo l'abbiamo fatto, è stato Madonna, straordinario, è stato individuato
trovato questo posto, la signora simpatica, l'abbracciamo, l'accarezziamo. Sì, mamma mia, mia madre lei, veramente. Sì, sì. No, è bello però proprio godersi il pasto, sì, sì, sì. Cioè non sta lì a mangiare manetta. Mm-hmm. No, 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 non strafogarsi, no, no. Anch'io proprio... sono così. Io... Sei pronto per questo confronto con Frusciante? Ma non è proprio un confronto, stavolta sono riuscito a trovare un modo per non farli confrontare. Sì, sì, ma è impossibile farlo a Frusciante. Tanto la gente in chat vorrà il sangue, verrà ricaricato il video e... Oh, boia, l'ha distrutto stavolta. No, l'ha distrutto lui. Ma quello su, di solito video ricaricato sul mio canale. Ma quello con gli occhiali, chi cazzo è? Classico. Andato. Vedevi, se mettetevi iniziale la discussione, parli tipo 6.000 bombe, cioè tutte insieme, cioè, lo devi travolgere talmente, male, sì, devi caricare che esplode, non sa più cosa dire. Sì, Frusciante, una spada almeno è una bomba assoluta. Io sono convinto che Frusciante non abbia mai vissuto, ma sia sempre esistito. Perché ha visto, cioè, un elder, proprio nascere, sì. Ma poi quante volte li hanno visti migliaia di film? Ma che cazzo ne so, Frusciante, l'hai visto quel film che Kubrick aveva in mente di fare ma non è mai uscito? Boia, sì, bellissimo, boia, la regia, non è mai uscito, però lui lo sa, cioè è una roba, è impossibile, ne sa troppe, cioè come fai? No, più che altro mi fa ridere perché qui ci sono due, nella maratona ci sono almeno 5 bombe pronte ad esplodere male. Però secondo me non saranno proprio bombe cattive, cioè saranno esplosioni buone, secondo me. Tipo il Poly Beatdown è la prima. Vabbè, quella è una bomba, quella è una testata nucleare di Putin praticamente. Ma quella secondo me la stiamo veramente... la state tutti sopravvalutando. Allora, io ti sfido a fare una cosa. Durante quel momento te devi leggere almeno una volta ogni 10 minuti la chat. Secondo me, guarda, sei sarà obbligato a leggere. No, secondo me invece non sarà. Allora, sarà tipo Pummolo e Strello P, demenziale, ma non così pesante, cioè non così. Secondo me è una via di mezzo. Vinzo, ma cosa c'entra? Fagli dire Gropitz. Cioè, non è che possa andare da uno. Cioè, non è una marionetta che farebbe ridere, effettivamente. Farebbe riderissimo, ma non ha senso. E poi credo che ci saranno anche i tutori, perché se no diventa veramente. Ma posso partecipare anch'io? Ma come il quarto concorrente? No. E poi cosa volevo dire? Ah no, e poi con Victor, no, dai, si parla di dei film più belli e brutti della storia. Però a meno che Victor lo dica subito e gli dici, guarda, uno dei film più importanti della storia è Endgame, chiaramente. No, poi no, quello no. Però se vuoi posso immolarmi per una variante. Ogni volta che dico una cosa che lui non sta bene, si mette i guantoni e mi tira un cazzotto in bocca. No, no, ecco, ma guarda non che, si no, no. Grazie, Beppe. Game, guarda che secondo me veniva la roba. Una volta che Vic e Frusciante non sono d'accordo, si bevono uno shot. Eh sì, buonanotte. Andiamo ubriachi. Poi ho paura del ban perché con Ruscio c'è sempre da c'è sempre da rischiare, parecchio. Però... No, ma sta facendo anche la roba con Enrico Silvestrin. È maturato molto, Federicone. Secondo me. Cioè sono d'accordo. A livello di internet, intendo. Sono d'accordo, però ci sono ancora dei trigger che. Certo, ovviamente, che noi faremo di tutto per scatenare. No. Vabbè, l'uomo ragno è stato facile perché, cioè, vai, fai quello che ti pare e via. Però non. Cioè, dai, qui sarà un po' più difficile, secondo il me. Il momento più alto è stato dopo aver urlato per mezz'ora. Ma che cazzo urli? Pizzeria, ma cosa urli? 0200 pittori. Dopo li beat down, Frusciò beat Vic. Quello è stato bestiale. Poi sto pensando ad altri momenti potenzialmente, però non credo. Pericolosi. Cioè, forse Ciccio Gamer. Cioè, Ciccio Gamer non ho messo niente. Viene. È anche con Blur, viene e basta. Edo poi vediamo. Momento Edo, easy. Vabbè, ma con mio fratello su Real Power... non c'è problema. Se non scattano altri scandali da quelle parti, perché sai la probabilità. Che scandali? No, vabbè, lingotti d'oro. Così, vabbè, un po' di fusione di metalli al volo. Avviare qualche business con Dobloni. Sì, robe che arrivano. Piratini antichi. Io quanto cazzo ho riso quando ho sentito parlare di fusione di lingotti d'oro. Zio, ho detto, ma dove cazzo? Ma che è? Sono zio Paperone. Cioè, veramente. Sì. Io l'ho visto lì, abbiamo trovato questo forziere Bucanieri, cioè veramente, comunque è così, saccheggiavalo. Di cosa investiresti, Nan, invece, se tu avessi una cifra così importante da sfruttare? Poi diceva il mio nonno, nel mattone.
Certo. Ma perché? Ma perché c'hai un co? Come cazzo si chiama? L'abaco, l'abaco. Ma porca puttana. Nel matto compreresti immobili? Sì, sì, una casa, cioè una casa, dipende quanti soldi sta parlando, però direi più... Cazzo, cioè, ah, ecco, la classica domanda, se tu avessi 1 milione d'euro. Dai. Ci compro una casa, apro il, apro il mappamondo, compro la casa dove mi garba, una casa modesta, no, villone, bravo, 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 roba tranquilla, bravo. Cioè, come giusta per le dimensioni, non sono mai stato modestissima. Vedo, però. Casa di Edo. Cosa? La casa tua, casa tua Edo, modestissima casa di Edo. Boh, ci farei, io sarei il grande Gatsby di Lugano. Cosa? No, no, quelle feste adesso. Beh, anche aspetta, quella fine lì, scherzi, è modesta casa mia, cioè nel, a Lugano. Perché nel contesto, noi no, a, a Lugano sì. Tu devi, allora tu devi vedere la casa mia in Veneto. Boia, o cos'è? Tu devi venire giù. Boia. E allora capisci allora il paragone. Quella io, è diversa. Io sarei sempre affacciato al, al alla bellissima vista che hai. Sì. Sarei sempre lì in attesa di vedere le macchine che salgono per col Don Pero così. Ma perché col Don Pero? Tutti briai nel prato e io e te che si scava nel prato per trovare gli scarabei, che a te garba quella roba lì di cercare gli insettoni grossi, si cercano anziani. Vabbè. Vai, vai. Passioni. Vai Nanni, vai, vai. Boh, lo so, sceglierei. No, oh, io la vedo, cioè, modesta, però. Paese a caso che ti ispira nel mondo, ci compri la, che immagino vorresti vivere, ci compri la casa tranquilla e con il resto. Dove la compreresti te? Una me ne comprerei tipo in Islanda. Ci sta per fare le consegne. Per fare le consegne. E un'altra, boh, forse tipo. Dipende. Ma magari sfrutterei un decimo del budget totale, quindi 100k, 100k un anno barra due per visitare tanti posti, tipo un paio di settimane da una parte, quelli che più mi interessano per capire un po' come funziona e poi alla fine di... Sì, di ma la, dove la domanda è, ci fai il contenuto in questi posti? No, beh, basta. No, quel culo, però, no, però, ma sì, dai, così mi fai i soldi, vedi? Dopo ci rifai i soldi, ci fai dei vlog. Ma scusa, ma hai detto nel video, no? Ecco, devo un attimo regolare, già stai pensando. Ma non sto parlando di me, infatti, sto parlando di Nanni. Ma sto parlando di me, non mi amore, pare. Amore, non c'è questa cosa nel palinsesto. Ma quando è la notte? Guarda che non ho letto. Quando è la notte di maratone dove devo venire io a cagare sulla scrivania che non ricordo. Sì, Agnese, te lo dico io dopo. Lo dico io, lì. Grazie, molto gentile, grazie. Oh, chi è? Oddio, buttala dentro. Chi è? Dentro la Filippina. Non è la Filippina, eh? No, è la Filippina. È okay. Mamma lei, mi sa. No. Non è Filippina. Non butto dentro. Butto dentro. Non penso di venire a buttarti dentro. Ma chi è? No, non ti presentiamo. No, è un uomo. Oddio, è Babbo. No, è Babbo. Posto. Grazie, molto grazie. Ma chi era? Silenzio totale. Ma poi ho sentito una voce rock. Era quello di Just Eat. Lo chef, Dio porco. Ah, già, lo chef. Ah, c'è il personal. Attenzione, cosa ci abbiamo cucinato oggi? Ma sono in dieta, devo mangiare come un caino, devo mangiare. Vabbè, quindi. Sarà a dieta, però c'è lo chef, quindi t'ha fatto. Ma che... Pollo, riso e insalata. Però ha fatto dallo chef modesto, è modesto, sì, è modesto, con una peppina. No, ma ragazzi, ma sto scherzando, non è uno chef, dai, su. È babbone, dai. Non credo, no, non è un chef. Vabbè, Nanni viaggia in giro per il mondo, una casa, sì. Vabbè, la vita tranquilla. Una casa, sì, poi la vita tranquilla, cazzo di fai. Poi ti togli gli sfizietti, collezionistici, bamba, o qualcosì, bamba, fesamine, eroina, cose lì, però non finire. A non finire, però si rigenerano fiumi, a fontane, no? Fiumi, grazie, fiumi, che fiumi. Bel posto. Vabbè, cioè, tipo, cosa consigli? Mi rifarei, per esempio, tutti i giochi. Io tutti i set Magic, così instant. Proprio. Da carte, forse sarebbe l'ultimo. Vabbè, la mia passione. I videogiochi, cioè tutti, dal primo fatto all'ultimo. Voglio averci una libreria infinita dove ci sono tutti i singoli titoli che mai creati nel mondo. Ma tipo la libreria della Bella e la Bestia. Non me non ci bastano. Beh, 100.000 euro. Anche solo per lo spazio per stoccarli. Cioè, nel senso, vabbè, ho capito. Una casa. Beh, se c'hai 1 milione d'euro, qualcosa ci fai comunque. E poi, tanto che adesso ci campi di. Dal primo all'ultimo nel mondo, no. 1 milione, no. No, vabbè, poi ce n'ho, dai.
Aspetta, consideri anche i cabinati? No, 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 no. Tipo tutti i titoli di palco PS1, PS2, so, PC. Io la voglia. Non so, magari. Bastano. Boh. Cosa ti basta? Ragazzi, adesso, a parte gli scherzi, non voglio fare sempre il... Un milione è poco, Se poi... Sì, non è così tanto. Per quella roba lì... Allora, se, parte se che... poi pensi di queste cose qua, soprattutto... Non è tantissimo. Poi ovviamente dipende dal tipo di collezione che vuoi fare, perché esatto. È chiaro che se uno vuole collezionare, punto, nel senso per dire li ho, ma indipendentemente dalla versione, dalla rarità e tutto quanto, uno ce la fa. Ma te dici stile. Solo giochi PS1, Nanni? Sì, lo so, qua, cioè uno si farà il conto chiaramente. Ma io lo so quanti sono se vuoi. Giochi PS1, PAL sì, sono circa 1600. Quindi è impossibile. Cioè in realtà li fai, però... Guarda, dipende dalla versione e dipende che grado fondamentalmente, che grado di usato, se alcuni io ce l'ho boni, ce l'ho boni, ce l'ho un 300 easy, cioè c'ho qual è il più tuo importante. Pezzo più pregiato, Dario? Castlevania Symphony of the Night Limited Edition. Bello. Ecco io. Quelle, di palla ovviamente. Poi cioè, giapponese, americano, dipende, cioè c'è un bel po' di roba, E invece Rico, io cosa farei con 1 milione di euro? Sì. Boh, è bella domanda. Perché se sono quelle cose che... È quella cifra che sono tanti, ma non è che poi di droppo tutto. No, secondo me sì. Cioè, quanto vi osta? Anche secondo me, Nanni, sai. Allora, secondo me bastano e avanzano per... Però non ti cambia i migliori. Ti dici, droppi tutto, però continui a fare la vita di un operaio che prende 1200 euro al mese. Sì, però scusa, devi andare a lavoro. Ma no, ma in realtà... scusa, con 300 ci compri 400, 500 se vuoi la casa bella, ci compri casa. Okay. E là, il resto ci paghi la spesa. Dove te la compri? Ma scusa, ma non è meglio continuare a lavorare normalmente? Ti compri la casa. Se vuole stare in Italia, no, va da un'altra parte. Fai 300-400 mila euro, ti compri una casa, poi il resto li metti via e ti servono per la pensione. Ma va, ma col cazzo, ma me li godo ora che mi faccio il pensione. No, perché se tu vuoi, se tu a un certo punto dovresti andare in pensione, io vincessi il jackpot al Super Enalotto 300 milioni, messo il mondo farei adesso, un anno dove girerei il mondo con la mia figlia, poi come Nanni scelgo un posto dove vivere e li costruisco. E comunque c'hai il fondo pensione che ti basta. Ma io vado in pensione, ma secondo me se c'è 500 mila euro in conto banca c'è, poi andare in pensione direttamente. Ok, e poi le tasse sulla casa, sui cazzi, sui mazzi. Ma ti bastano, fino a... Il problema sono le spese accessorie, le spese impreviste. Non ti bastano. Sì, ma è molto, molto semplice, succede qualcosa, vendi l'asta e la più piccina, buonanotte, cioè, e vai a ridurre. 400 mila euro un bilocale, dipende, da me qua con 180 mila euro ti prendi una villetta. Cioè, nel senso, ti rimangono magari meglio 700 euro per vivere anni. Ho preso ora casa nuova, è 200 metri quadri e l'ho pagata... Come casa nuova? Sì, ho comprato casa nuova, Edo, io. Ah, non lo sapevo. Il quindi ti trasferisci? Sì, a 5 minuti da qua. Sì, sì. Ma sei, e l'altra la tieni o la vendi? La sto vendendo a un signore che me l'ha chiesta. Perfetto. Bello così. Sì, sì, sì. L'ho pagata poco meno di mezzo milione. E quindi nulla. Vabbè, sì. Come però, 200 metri quadri comunque. Insomma. Sì, sì, bella. Boia. Nuova, me la consegnano tra poco. Scusa Dario, tutti quelli in chat che dicono il milione non basta, ma se voi prendete uno stipendio medio italiano, che sono, non so da quanti sono, però la mia mamma per esempio lavora per infermiera, sì, però mi sembra che prende, quant'è, 22-23 mila euro l'anno. 10 anni, già pagate tasse, 10 anni, sono 200, metti 50 mila, fai 20... 500 mila, però nel frattempo hai lavorato 0 giorni della tua vita. Sì, esatto, cioè dipende tutto dal tenore palle, di vita. Danni, che due palle, fidati che due palle. No, che due palle non lavorare, ma posso dirtelo io, che due palle. Però devi trovare qualcosa, nel senso, che cazzo so, a quel punto Twitch lo fai. Credo ti abbiamo pagato bene. Lo fai senza bisogno. Quando lo fai con l'ansia di dire che non ho fatto nulla, non ho fatto lo sub, non ho fatto le cose che è un cazzo. Per fare un esempio stupido. Esatto, sì. Beh, ti dedichi alle passioni. O che cazzo ne so, ti dedichi alle passioni, per forza. Compri il carretto di gelati e ti metti a vendere gelati. Per dire. No, sennò ti rompi i coglioni dopo un po'. Cioè, non lavori, c'è hobby. Comunque l'ho preso a Pontedera, ragazzi. Io sto sempre lì, non poi sto qua. Costano un po' meno che a Pisa e basta. Ma non è male, Ponte. Mi stai proprio sul cazzo. Ma stai proprio sul cazzo. Vai via. Vieni qui. No. Vieni qui. Hai visto quanto si sta bene, dai. Si paga meno tasse, è vero. Tutto più comodo, pulito, preciso, perfetto. Ma a me mi garba il sudish. Perché ci devo fare? Ma così tanto meno tasse alla fine, eh? Vabbè.
Boia, Vic, non hai idea. Non mi sono mai informato. Meglio non informarsi. Scusatemi, si evade meglio che cosa? Che ti devi prendere con 8 SWAT in non casa. Non c'è bisogno di evadere. Si evade poi. Meglio. Ti scade l'assicurazione della macchina, ti chiama la polizia per dirti che devi rinnovarla. E se vai in giro ti inculano. Ognuno piacere. Prende proprio dei cibi. Poi io qua la mia famiglia, ho il ristorante, ho gli amici, ho gli affetti. Ma che cazzo, dove vo? Dovrei trasferirmi e proprio decidere di chiudere. Proprio chiudere con la mia vecchia vita. Non è che ci abbia tanto voglia, sinceramente. Se ne è parlato. Ma poi non è scontato, non è logico il nesso. Vai dove spendi meno, uguale ti godi la vita. Cioè, esatto. Cioè, perché ne conosco di persone che si sono trasferite anche in Svizzera recentemente, che adesso stanno tornando in Italia. No, più che altro, sai, io potrei venire da Edo, posso stare vicino a Edo, sto con Edo. Però poi mi mancherebbe casa, mi mancherebbe la famiglia, mi mancherebbe. C'è da dire anche amici. Questo, è vero. Io ho vissuto metà della mia vita qua. Magari c'è anche cresciuto queste cose qua. Quindi è anche casa tua per certi versi. È vero, è vero. Mi starei male in considerazione. Starei male, e allora cioè, se devo risparmiare soldi, ma ammalarmi, dato che la vita è una, preferisco, insomma, sì. Dato che posso pagare le tasse, per ora sto bene, rimango in Italia. Poi se sì, certo che bruci soldi, ma almeno vivo bene, insomma, vivo felice. Vivrei più felice pagando meno, ma dato che non si può, è andata così. Andros, manchi te, col milioncino. Col milione. Anche spero, anche io devo dire, anche Vic, mi sa. È Vic, sì. Neanche io ho detto niente del milione. Non ha senso. Vabbè, comunque. Ma perché, scusa, non ha senso? No, sì. Allora, dopo ti faccio una domanda diversa, ovvero. Va bene. Massimo, esci di casa e spendi. Dove li metti? Sto facendo, però. Ah, sono curioso. Allora, sono due mesi che vado a Airbnb un po' in giro, se vuoi saperlo. Ah. Sì. Cioè, stai esplorando attraverso. Esplorando. Ok. Ascolta, Advisor. No. Stai facendo come 4 hotel, tipo. Sto prendendo delle case così per vedere due robe. Ok. Per capire, vabbè. Ah, forse ho capito, poi ci racconti. No, non hai capito. No, ma che ne so, ipotizzo, che cazzo ne so. Vabbè. Stai facendo come John Lennon e Yoko Ono, probabilmente stai. No, ma perché? Sì, sì. Airbnb, 9 ore di trombate, bam. Ma non è vero, no. Mai nella vita. Ma proprio zero. Sempre vai, a pensare alla trombata. Vabbè. No, mi fa ridere, metti in imbarazzo ste cose. Dimmi, e ce la fai sempre, bastardo. sì. Vai, Andros, vai. Ma con un milione, tu intendi un milione liquido da spendere? Sì, esatto, valigetta, okay. Proprio. Quindi, penso che probabilmente comprerei la casa dei miei sogni, nel senso, o comunque me la costruirei, cioè con la mia game room piuttosto che con insomma il giardino e tutto quanto. Ci metterei anche una piscina, perché una di quelle casone americane. Sì, bravo, bravissimo, che è l'unica cosa che io invidio agli americani. Sì. L'unica cosa che gli invidio è il mercato immobiliare, perché tutto il resto no. Però mi piacerebbe tantissimo, di modo tale che poi si possano vendere altri asset, cose del genere. Dopodiché la restante parte del budget, ti fai conto, metterei un budget di 600.000 euro per la casa. La restante parte del budget terrei 300.000, li terrei di default, mentre invece 100.000 comincerei a studiare, però in modo serio, non le cazzate che girano su internet, tipo le cripto, ste robe qua. A parte che le cripto non sono cazzate se lo sai fare, ma ci sono tanti cazzari in giro. Comincerei a studiare, a prendere un come si dice, un esperto broker di borsa, per cominciare a giocare in borsa, però in modo serio, con una persona seria e non con un cazzaro. Perché non ti affidi ai crypto guru di Dubai? Io poi. Come mai? Perché ho questo sentore, già all'epoca c'era questo sentore che c'era qualcosa che non tornava. Però, scusami, Andros, perdonami. Vanno in giro con macchine veloci. Grazie, sono guarda. Sempre pieni di gnocca. Vivono a Dubai. Cioè, cos'è che ti sospetti? Io mi sono fidato. Sai cos'è? Che... qua. Ti infatti, ora sei all'interno del Burj Khalifa, ovviamente. Sì, certo. Vabbè, e ci stai. Io ci comprerei la casa. Anch'io, io la casa e un paio di case. Una qui e una altrove, e poi basta. Io ci comprerei la casa, Borda. Beh, siamo casa tutti, sognano la stessa cosa fondamentalmente. No, io una cosa un po' diversa. Ci farei uno tipo mezzo milione casa con uno studio, ma veramente di Gesù Cristo.
c'è uno studio gigante, perché poi qua le case non costano tantissimo qua, quindi una casa grossa, ma tanto grossa, con mezzo milione la prendi, un'ala la divisco studio e poi con il resto apro un'agenzia. Un'agenzia di cosa? Agenzia influencer. Tipo Evox. Ah, okay, quindi sempre nel campo. Sì, tipo Evox, okay. Però apro la mia agenzia e... Ci sta. Ah, interessante. Escort. Ma io questa è una cosa che entro i 40 mi piacerebbe fare. Oh, cosa qua. Interessante. Hai visto? Vic è avanti. È avanti, Vic, è avanti. E io lo dico grazie, sempre, arrivati ai 40 mi piacerebbe a prescindere aprirla. Metto da parte. E poi in realtà poi il futuro andrà in maniera un po' diversa. Ci abbiamo un Victor dentro la TikTok House che tipo Playboy esce con le TikTok. No, ecco, mi piacerebbe fare delle cose. No, io farei una cosa proprio pochissimi creator scelti. Sì, ci sta, ci vorrei sta. Fare una cosa. Ah, è una bella idea. È una bellissima bella. Cri, dimmi un po'. Allora, io prenderei due case, una in città e una in campagna. Che io da vecchia voglio stare in campagna, cioè voglio farmi il mio orto, le mie cosettine chill, una cosa che proprio mi piace. E poi gli altri userei, vabbè, per viaggi, con il mio show, fare varie cose. E poi per fare delle cose che mi piacerebbe fare, tipo delle figure, delle waifu, lanciare della roba del genere. Ah, fare in una tua linea. Esatto. Ganzo. Sì. Cioè, boia, è bello, però io mi informai una volta, ci vuole un botto di soldi per davvero, mannaggia a loro. Per far cosa? Per far cosa? Figure. Ah, per produrle, tu dici? Sì, bello. Però vabbè, fai tipo una linea e poi vedi se fa bene, nel caso poi vedi un po' cosa fare. Puoi magari comprare un sacco di doujin direttamente dal Giappone, proprio una caterva. Vabbè, ma con un milione ci compri tutta la libreria esistente che c'hanno. No, ma non tutta, quelle che mi piacciono, che non mi interessa avere tutti. Poi vabbè, lancerei i miei intai che disegnerei io, che magari ci avrei anche degli aiutanti, quindi sarei un pochettino più veloce. Cioè mi realizzerei anche a livello personale proprio, non comprerei solo roba. Poi vabbè, le case le affitti, quindi comunque c'è già un rientro. Vabbè, ci sta. Nanni sta guardando in maniera... si è assopito Nanni. Grazie. Sì, Nanni, quando parli di roba in thai, anime, sì. È perché non ci si sega lui su queste robe, capito? Quindi non... lo so che non gli piace. Io non ci seghi? No. Cringia, dice, mi pare. Veramente? Sì, più o meno sì. No. Vabbè. Però la settimana scorsa mi sono segato su un cane si tromba una fia. Cosa? No, non ho capito. Non ho capito, hai parlato te. Come fai? No, che schifo. È legale, Nanni. No, ti è capitato questo. È video, disgustoso, no? Dove? Era un hentai, sì, naturalmente. Ah, okay, un hentai. Allora va bene, perché non era un cane vero, vedrai che era un cane umanoide. Allora sì, si può. Come li chiamate voi? Furri? Furri. No, non era cane. Era umanizzato. Così umanizzato come rosa, quelli sì, che disegna Lupo Lucio, sì, dai. Sì, allora, sì. Eccoci, Lupo Lucio. Mio padre. Like, prima di chiudere, chiediamo al Massione che cosa farebbe con il milioncione. Con il KK. Allora, con il KK, fortunatamente la casa ce l'ho già. E quindi, sotto quell'aspetto, vi capisco, avere una casa di proprietà è molto meglio. Non c'è un cazzo da fare, assolutamente. Con un milione di euro. Ma interessante l'idea di Victor Laszlo dell'agenzia? Dimmi un po'. Perché è molto interessante come idea. È una bellissima idea. È una bellissima idea che magari vedremo in futuro se si può. Viene in mente già adesso da 30 anni a questa parte. Volontario? Mi sembra già di vedere un documentario tra 30 anni che dice: ma da dove è partita la vostra rivalità? E parte il filmato di questa live e Massimo dice: mi sembra un'idea interessante questa requisita. Io sono abituato a fare squadra, non a fare rivalità. Ah, no, ma certo, però sarebbe fantastico. Io sono abituato a unire le forze anch'io. Tocca, come si diceva un tempo. Bravo, tocca. Per il resto, allora, una cosa che vorrei fare sicuramente è: io ho già avuto una azienda di moda che produceva abiti e vorrei riproporre il brand, quindi sicuramente investirei su quella roba là, quindi in Italy, made in Italy. Bello. Sì, sarebbe una rottura di coglioni perché già l'ho affrontata e so dove andrebbe a parare, però comunque è una cosa che mi è sempre piaciuta a livello di concept e quindi lo rifarei volentieri.
con tutti i cazzi, tutti i mazzi. E poi, boh, in realtà il resto lo investirei come già faccio, insieme a mio padre e via, molto semplicemente. Beh, sì, lo stavo per dire anch'io, ho detto vabbè, lasciamo stare stavolta. E vabbè, ci sta. Secondo me la meglio cosa, se hai già una casa di proprietà, è investire, come diceva anche Chris, nelle tue cose. E poi vabbè, naturalmente viaggi, robe, cose, quello che sto facendo adesso comunque, perché Poporo, io inizio a ringraziare Cri, Vic, Andros, Nanni e Edo. Alla fine, visto, c'era gente, ho scritto pub vuoto, ma alla fine è venuto anche Edo a sorpresa. Nico, che c'è stato. E poi c'è stato... No, basta, credo. E niente, ci si vede al penultimo pub e poi all'ultimo. Per l'ultimo inventerò qualcosa di più carino, dai, che comunque è qualcosa di simbolico, dai, secondo me, si può fare. Ci sta. Ma possiamo fare anche, per esempio, una cena insieme. Non in fisici, cioè ognuno si prende, tipo si ordina una pizza a caso e ci mangiamo insieme a cena. Sì, si può fare. Io avevo mente di fare anche io non ho mai, per citare, per chiudere proprio, mi piacerebbe molto. Se l'ho fatto una volta, forse due, mi piacerebbe chiudere col fazzone, il maestro, me lo ricordo. Ho la grappa buona apposta per le occasioni di un certo livello. Sì, vabbè. Quindi... una cosa del genere. Vabbè, ciao ragazzi, ciao. No, no, inizio Pokémon Let's Go Pikachu, l'ho finito, ho detto. È mega basso da morire, da morire. Ti piaciuto bene, ma